Bentornati amici ed amiche di Quelle Iene sul Tubo, da Iena Ale e Iene Cinz. Nuovo appuntamento con il bollettone versione light di questa 29esima giornata di campionato. Beh, abbiamo sempre detto, sarà sempre light, che speriamo di portare nuovi contenuti, meglio speriamo, perché qua il tempo inizia a mancare un po' da tutte le parti. Comunque, ricordiamo come sempre la collaborazione, esatto, con Sania Sport 2.0 e salutiamo anche gli amici della pagina Facebook Il Mondo del Calcio e del Fitness. E partiamo subito, quindi, Cinzo. Partiamo subito con una partita interessantissima in chiave salvezza, soprattutto per la squadra ospite. E quindi ore 18, sabato, appuntamento con Udinese Sassuolo. Questa partita, insomma, dove l'Udinese sembrerebbe essere la favorita, dato un po' il numero precario di vittorie nell'ultimo periodo e soprattutto dato il precario numero di vittorie del Sassuolo, che praticamente sta andando alla deriva, ma che purtroppo ci aspettiamo sempre un colpo di reni da queste squadre che non vengono da un po'. È sicuramente una partita complicata da leggere, ma noi andiamo in favore casa come prima alternativa, quindi 1x più over 1,5. Eh sì, questa quota ci sembra la soluzione migliore, questa combo. Alternativa, come dicevi tu, una partita difficile da leggere, non semplice, proprio per questo multiple totale 2,4 che può fare sempre al caso vostro. Passiamo adesso all'incontro Spal-Juventus, sabato 20:45. Partita ovviamente per la Spal, zona di retrocessione, che è dura perché la Juventus è in ottima condizione, ha ritrovato il primato in classifica, adesso ha più 4 sul Napoli e quindi diciamo che la vediamo ovviamente strafavorita per questo match. E infatti prima alternativa 2 fisso. Sì, 2 fisso come prima alternativa. Come seconda alternativa ci vediamo bene un over 2,5, perché potrebbero esserci diversi gol, soprattutto crediamo noi dalla parte della Juventus, che in settimana ha vinto 1-0 sull'Atalanta. E insomma, vorrei aggiungere anche il fatto che la Spal ogni tanto il golletto alle grandi squadre riesce a farlo, anche quindi, soprattutto il buon momento di forma che sta vivendo. Però diciamo che la Juventus non prende gol ormai da un po' di tempo, voglio dire, sono passati quasi anni per dire una battuta, quindi diciamo un po' più azzardato l'over 2,5, ma è comunque molto fattibile a nostro avviso. Passando invece ora alle partite in programma domenica, iniziamo alle 12:30 con il tuo caro Lunch Match. Lunch Match che tra l'altro è anche bello appetitoso di vedere le partite, insomma. Sì, c'è infatti Sampdoria-Inter. Sampdoria reduce dalla sconfitta pesante contro il Crotone, che sicuramente a nostro avviso farà qualcosa in più in questa gara per risollevarsi e lottare insomma per l'Europa, perché è lì la Sampdoria, quindi sicuramente a Genoa c'è voglia di rivalsa, voglio dire, quindi ci sta che la Sampdoria possa fare una grandissima partita. Però attenzione all'avversario, che è l'Inter, che sembra aver ritrovato qualcosa, sì, soprattutto dopo l'ottima prestazione fatta con il Napoli, avendo strappato un pareggio a Napoli. Quindi attenzione, una partita è forse l'unico risultato che ci teniamo di togliere è l'X, ed è proprio per questo che noi prima alternativa 1-2 più under 4,5. Esattamente come dicevi tu, in alternativa un bel gol, perché la partita potrà essere aperta su entrambi i fronti. Ma sicuramente Quagliarella avrà bisogno di sbloccarsi da un po' di tempo, che non porta più gioia alla mia fantasia. Così come Icardi, che insomma è da parecchio che manca l'appuntamento con la rete. Quindi attenzione. Ore 15, i match digestivi partono molto molto bene, un match in chiave salvezza, e quindi partiamo da Benevento-Cagliari, partita che noi ovviamente sentiamo, anche se ormai le speranze del Benevento di rimanere in questa Serie A sono molto molto poche. Sono ridotti al lumicino, insomma, però c'è una partita, un match dove a nostro avviso il Benevento potrà dire la sua, in casa l'ha dimostrato già anche l'ultima volta contro il Crotone, aspettando poi il recupero contro l'Hellas Verona. Un Cagliari che è stato risucchiato un po' in questa zona retrocessione, deve fare molta attenzione. In ogni caso, prima alternativa, noi vediamo bene la combo di 1x più under 4,5. Anche perché molto probabilmente potrebbe uscirci un pareggetto, non è una partita semplice per tutte e due le squadre, e infatti come alternativa noi abbiamo proposto un multigol ospite 1-2. Passiamo adesso quindi alla seconda partita delle 15, Crotone-Roma. Beh, una Roma reduce dal passaggio in Champions League, quindi ai quarti di finale. E non arrivavano da un bel po' di tempo. Sì, infatti. La Roma sarà sulle ali dell'entusiasmo per questa gara, ed infatti affronterà il Crotone fuori casa, che però, attenzione, la scorsa giornata è andata all'arrembaggio contro la Sampdoria. Esattamente, sarà un ottimo risultato. Sarà un avversario ostico a nostro avviso. In ogni caso, la Roma, come dicevi tu, un po' questo momento euforico, un po' il fatto che ormai è lì al terzo posto, deve mantenere la zona Champions, quindi a nostro avviso 2 fisso come prima alternativa. Oppure in alternativa un multigol totale 2-4, che questo insomma è quando non sappiamo che mettere. È sempre una partita, ben accetto, insomma. Secondo me uscirà un under 2,5, un under 1,5, secondo me dice 0-1 la Roma, insomma. Vabbè, ovviamente sto scherzando. Comunque, andiamo avanti. Passando quindi alla prossima, c'è Milan-Chievo, che potrebbe essere scontata sulla macchia, ma c'è invece la nostra
Ma mo l'hai detto sulla macchia, hai detto che oh, è la macchia, l'hai detto, ma è la macchia, il bagulo è arrivato alla macchia. E dopo l'incartamento del buon Jenale, continuiamo quindi con Milan Chievo, che è stata la nostra macchia, è la nostra macchia. Quindi, prima alternativa per questa partita, un 1x più under 3,5. Ma perché abbiamo deciso questa partita come macchia? Perché ovviamente il Milan sta avendo ottimi risultati, mentre il Chievo ormai alla deriva, pure lui, un po' come il Sassuolo, ha bisogno quindi, di fare punti. Potrebbe essere la giornata giusta, magari quindi un pareggetto, e per cui l'abbiamo detto prima di 1x più under 3,5. Nonostante possa sembrare scontata sulla carta, era quello che volevo dire prima. Sulla carta, ovviamente, però. Però seconda alternativa X o gol, quindi questa doppia chance o two chance mix, che insomma un po' rischiosetta, però oppure per concludere mi aspetto che Bixa si svegli da questo letargo, oppure Giaccherini che è tornato al gol in Serie A dopo aver fatto un anno e mezzo di astinenza a Napoli più o meno, comunque un multigol totale. Ospite. Ospite 1-2. Vabbè, sì, insomma, diciamo, sono questa... rimoglionito pure io sul finale. Questa è quella più rischiosa, sì, però bello, per chi votato, ama il brivido. Vengono sempre questa situazione. Ecco. E adesso andiamo avanti con la partita Torino-Fiorentina. Non è una partita molto semplice questa qui, perché c'è un Torino che ha quella punta che dorme da un po'. Mi riferisco a Belotti, che ormai è diventato esperto mangiatore di gol sotto porta, il mio fan da calcio sta iniziando a disperarsi, ma comunque... Vabbè, al di là di Belotti, il Torino viene, se non sbaglio, da 3 sconfitte consecutive, e insomma è un momento brutto per Mazzarri, forse il peggiore da quando è arrivato, e quindi ha bisogno un po' di risollevarsi, insomma, per forza di cose. Proprio per questo, prima chance, 1x più under 4,5, secondo noi la soluzione è migliore. Oppure in alternativa un gol, perché anche qui nella Fiorentina c'è un attaccante che continua a fare clamorosi errori, e sto parlando ovviamente di Simeone, che diciamo non sta facendo proprio benissimo qui a Firenze. E chiudiamo quindi con l'ultima partita delle 15, Hellas Verona-Atalanta, un match salvezza per il Verona e mentre per il fondamentale per l'Europa, per l'Atalanta, soprattutto dopo la sconfitta con la Juventus di mercoledì. Beh, Cinzio, cosa ci dici? Che sicuramente il Verona ha bisogno di punti, come la, insomma, è affamato di punti, ha bisogno di punti, deve fare punti, non può andare in Serie B, insomma, c'ha il mio Ken là davanti che purtroppo è, insomma, vabbè, diciamo che il Verona ha bisogno di fare punti, ma l'Atalanta ancora di più, perché deve lottare per posizioni importanti e soprattutto ha fatto una bella figura fino adesso in Europa League, nonostante poi l'esclusione con il Borussia Dortmund, trovando un avversario tra l'altro non facile sulla sua strada in Europa. Quindi comunque diciamo che è un Atalanta abbastanza in forma, quindi io propendo ovviamente per un X2 più over 1,5, non escludendo quindi il pareggio. Esattamente, però l'Hellas Verona viene da risultati positivi nelle ultime uscite, proprio per questo un sì casa, che tra l'altro è quotato in maniera davvero buona, potrebbe essere un'ottima soluzione. Buona, insomma, dipende, la bolletta pazza sarebbe una fesseria, però comunque sì, non sicuramente sarebbe un'ottima soluzione. E andiamo avanti, e attenzione, sorpresa, perché forse per la prima volta nella storia di chi abbia memoria, no, probabilmente no, però in questo caso io questo mi ricordo, abbiamo due partite posizionate alle 20:45 della domenica sera, e partiamo quindi con Lazio-Bologna. Lazio-Bologna non è una partita molto facile come può sembrare sulla carta, perché il Bologna non viene da risultati felicissimi, però ha comunque un ottimo arsenale offensivo, soprattutto con la crisi di Orsolini, il ritrovato Verdi, insomma, c'è possibilità che il Bologna faccia qualcosa, ma sicuramente la Lazio ha da pretendere per andare di nuovo a conquistare quel posto Champions che fino adesso è stato quasi nelle sue mani, possiamo dire. Quindi, come prima alternativa, noi che cosa vediamo? Un 1 fisso della Lazio, ci sembra scontato. Sì, ci sembra scontato, soprattutto perché la Lazio, insomma, sono due giornate che non vince, una sconfitta e un pareggio, quindi ci sembra il momento giusto per tornare alla vittoria e mantenere questo posto Champions. In alternativa, come dicevi tu, un Bologna, un avversario ostico, probabilmente tornerà anche Palacio, quindi un bel gol quotato in maniera, insomma, soddisfacente, bello, potrebbe fare anche al caso vostro. E chiudiamo quindi con l'ultima gara, sempre delle 20:45, Napoli-Genoa. Un Napoli che sarà costretto, tra virgolette, a tornare a vincere se vuole continuare a sperare, insomma, nella lotta per il campionato. Dopo che il campionato è sicuramente ancora aperto, perché comunque diciamo che il calendario non è bellissimo, soprattutto per la Juventus, ma il Napoli ha delle sfide un po' più agevoli e secondo noi potrà fare molto bene, considerando anche il fatto che al momento la Juventus è impegnata anche in Champions League. Sì, infatti, sicuramente. Quindi deve vincere assolutamente questa partita, giusto? Esattamente. Come prima alternativa
qua noi ci vediamo un 1x più over 2,5, quindi coprendo anche puntualmente con questa Sì, doppia. coprendo eventualmente anche il pareggio, per il semplice motivo che il Napoli potrebbe comunque accusare un colpo psicologico dato il suo passaggio al secondo posto in campionato. Quindi diciamo andiamoci un po' con i peli di piombo, ma ovviamente il Napoli ci sembra la favorita per il match. Oppure in alternativa, contro pronostico, caro Siuccio, Sì, un under 3,5, potrebbe quindi essere una partita tirata, insomma. sì, soprattutto perché il Genoa non è una squadra che subisce tantissime reti, quindi è una squadra molto ostica, anzi, da affrontare. Comunque, abbiamo Ah, concluso. già, è vero, abbiamo concluso. Io ovviamente pensavo già alla partita al posticipo, ma invece no, come abbiamo detto anticipatamente prima, ci sono due partite alle 20:45, cosa strana, non so il perché, non so il per come, sto facendo vecchio per questa Serie A. Comunque, signori, ci becchiamo prossimamente con i prossimi video. Ovviamente voi guardateli, mandateci a quel paese se Volete vi va. sintonizzati e Lasciate qualche commentuccio ogni tanto, non vogliamo dire un commentuccio, un like, un vostro parere, se volete anche qualche consiglio per migliorare il canale, insomma noi siamo orecchie e occhi aperti. siamo aperti a tutto. No, però non dire così perché può sembrare Sì, qualcosa di brutto. vabbè. Comunque, Da Iena signori, Ale. ci vediamo da Iena Ale, Iena Cinzo, perché giustamente abbiamo questo ormai. Ah, ciao ragazzi!